Radio Monte Carlo. Benessere. Buon pomeriggio da Claudio Michelizio. Con le temperature roventi di questi giorni, l'aria condizionata è una gran fortuna, ma è meglio non tenerla accesa anche di notte. Per gli esperti, le complicazioni per la salute possono essere molteplici, come spiega ad Angela Gugliara Lino di Rienzo Businco, responsabile dell'unità operativa di chirurgia endoscopica di otorinolaringoiatria all'ospedale San Carlo di Roma. Genericamente dobbiamo proteggere da uno shock termico le nostre mucose, specie a livello delle prime vie aeree, cioè naso e gola. Chi soffre di allergie anche in altri periodi dell'anno o di mal di testa ricorrenti, di mal di gola, naturalmente è più esposta ai danni dell'aria condizionata e dovrebbe usarla con maggiore parsimonia. Come si può utilizzare in modo adeguato? Innanzitutto rinfrescare la stanza prima di soggiornarvi e, se possibile, spegnere l'aria quando si entra. Secondo, poi non dirigere il getto dell'aria condizionata direttamente sul viso, se questo non è possibile evitarlo, perlomeno utilizzare delle sostanze umettanti e delle gocce nasali, degli spray. Grazie a Lino di Rienzo Businco dell'ospedale San Carlo di Roma. E ricordate di impostare bene anche il termostato. Tra fuori e dentro casa la differenza di temperatura non deve essere mai superiore ai 7 gradi. E per il momento dalla redazione è tutto.